Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Beh, lo ammettiamo, la delusione ce la portiamo ancora un po' addosso, perché ieri poteva essere una giornata diversa, una giornata che poteva a tutti gli effetti riaprire il discorso per il secondo posto, ed invece non è andata così. Noi proviamo a consolarci con l'idea che comunque abbiamo già un obiettivo centrato, la semifinale dei playoff, una certezza per il Bari. Insomma, torneremo sui temi di Bari-Cittadella e lo faremo su due fronti. Aspetto chiaramente tecnico, e vedo già collegato con noi la voce del tifo biancorosso, Roberto Maffei. Ciao Roberto. Ciao, buonasera. E poi, diciamo a grande richiesta, visto che oggi quando abbiamo aperto le telefonate questa mattina ci chiedevano dello stadio, del tabellone luminoso, dei petali che non c'erano perché ieri pioveva e molta gente probabilmente a maggior ragione ha evidenziato questo aspetto, l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno. Allora, cominciamo dalla partita e ti chiedo subito, Roberto, se te l'aspettavi o anche tu sei rimasto un po' spiazzato dalla prestazione del Bari, magari non all'attesa, non all'altezza delle aspettative con il Cittadella? No, qui mi sembra che sia finito il campionato e nessuno abbia capito la Serie B. Bastava ieri darle un'occhiata alle quote delle scommesse di tutte le agenzie di scommesse. Il Bari vincente era dato a 2,20, ovvero sia una quota molto alta, quindi segno di una partita molto difficile. Noi ci stiamo lamentando, invece c'è una squadra che ha speso 1 milione di euro, che in vantaggio 2-0 con l'ultima in classifica, probabilmente già retrocessa, il Benevento, fallisce all'aggancio al Sud Tirol, che significa andare in semifinale, prendendo 2 gol dal Benevento in uno stadio deserto, in piena contestazione. Quindi la gente non ha ancora capito che questa è una Serie B difficilissima. La gente non ha ancora capito che i playoff sono un ottimo risultato per un Bari costruito in prospettiva e con un mercato di gennaio in prospettiva, perché è vero che è stato un mercato di grande livello, ma comunque in prospettiva, Moratiolo è giovane, Setter deve recuperare, e altri giocatori sono stati soprattutto presi per avere dei ricambi. Quindi questo terzo posto, probabilissimo, comunque la semifinale, è un ottimo risultato. Poi è evidente che la vittoria avrebbe potuto produrre degli effetti. Io te l'ho detto nella scorsa trasmissione, lo scorso martedì, te lo ripeto, il mio terrore era quello che un inseguimento non riuscito al Genoa ci portasse ai playoff in condizioni atletiche nervose, sì, sbagliate. Va bene così. Ok, vedi come dire l'aspetto positivo della faccenda. Come sempre chiedo alla regia ovviamente di non mandarla in onda su Facebook, una comunicazione di servizio. Adesso la sintesi del match con il racconto di Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro, e questa è in sintesi quanto è accaduto in Bari Cittadella. Anche tu sugli spalti hai detto, insomma, all'inizio sembravamo abbastanza tonici, infatti. Beh, c'era Esposito che andava su tutte le palle, in pressing, chiamava i compagni a salire, e poi è finita in quella maniera. Io ero uno di quelli che stava così, anticipiamo le polemiche, tema, dai, forza. Stavo su nell'anello superiore a prendere acqua come tutti. Devo dirvi che io vado in curva nord, però in una zona in cui, anche se ci fossero stati i teloni, mi sarei bagnato completamente, perché al di fuori dalla proiezione del punto del petalo. Che accade ai teloni? Quali sono i tempi? Stanno andando un po' per le lunghe oppure dobbiamo aspettare ancora spero poco? Spero che il primo venga messo entro fine mese, perché poi le tempistiche che noi giriamo ai tifosi sono quelle che ci danno anche i tecnici comunali, e lì ci sono stati un po' di lungaggini, di problemi amministrativi. All'inizio dovevano lavorare su ogni settore della copertura e immediatamente mettere il primo petalo, invece adesso stanno lavorando su tutti i settori, rinviando nella fase successiva il posizionamento dei petali. Quindi che vuol dire che è cambiato un po' la strategia per montare, sì, i teloni? Esattamente, un pochettino ci sono portati avanti con questa cosa, mi prendono in giro, dei lavori propedeutici, che praticamente è togliere i tiranti che ci sono all'interno della struttura metallica, controllare la bullonatura, riverniciare alcune zone che magari sono un pochettino arrugginite, ammalorate, e in più abbiamo modificato il sistema di posizionamento dei teloni.
variazioni rispetto alle vecchie coperture, non sarà un unico telo unico per ogni quadrato, ma ci saranno quattro petali uno attaccato all'altro con quei rettangoli, cioè sfruttando quelle strutture metalliche che si vedono al centro degli spazi vuoti su cui ancorare i diversi petali, e quindi teoricamente il primo dovremmo metterlo entro la fine del mese. Quindi per insomma, cui andare... avremo uno stadio più o meno coperto all'inizio del prossimo campionato. Bisogna l'obiettivo è fine agosto, il posizionamento di tutti i petali per fine agosto più o meno. Quanto l'avverti questo disagio tu, Roberto? Ma a me interessa poco, lo stadio è uno stadio costruito da un grande professionista, di calcio non capisco ovviamente nulla, e su questo ahimè ce ne dobbiamo fare una ragione. Lo stadio è orrendo, anche con i teloni è praticamente scoperto per una grande fetta di tifosi, nel momento in cui c'è una grande affluenza di tifosi la metà rimane comunque sotto l'acqua, quindi è un coperto estetico, non è un vero coperto. Adesso sento anche i quattro pezzi, non voglio neanche immaginare cosa si infiltrerà tra i quattro teloni diversi. Diciamo è un gran bello stadio dal punto di vista estetico, ma come dico sempre sembra lo stadio di un dittatore di un paese africano, gli manca solo la gigantografia, poi con il calcio non ha nulla a che dividere, ma ce l'abbiamo e ce lo teniamo. L'importante è il campionato che svolgiamo piuttosto che lo stadio, mentre lo stadio me ne frega niente. No, non voglio rassicurare Roberto che tra l'altro si mette in una posizione molto simile, io lo vedo, sto un po' più in alto di dove si mette lui, e quindi lui come me sarebbe completamente bagnato qualora ci fossero anche i petali. I petali sono quattro pezzi ma sono uniti tra loro, cioè sfruttano quegli ancoraggi ed evitare l'effetto vela di un unico grande pezzo che ha determinato il logorio dei vecchi, perché andavano a sbattere su quei tiranti in obliquo che sono stati tolti. Allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi apriremo anche le telefonate allo 080 501 9998 e ovviamente molte altre considerazioni sul momento del Bari, e ci proietteremo anche verso i playoff, fermo restando che mancano ancora tre partite alla conclusione del campionato. A tra poco. X-Ray Ultrasound Studio Radiologico, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Eseguiamo esami di radiologia, ecografia, senologia, risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Siamo a Palo del Colle, in corso Vittorio Emanuele, numero 142. X-Ray Ultrasound, il tuo centro radiologico di eccellenza. www.xrayultrasound.it. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i buongustai, salumi di qualità, l'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta, i buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio, mettere ogni cosa al proprio posto in modo che tutto abbia un ordine, farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. Goditi al massimo i tuoi spazi. Per porte scorrevoli o filo muro, scegli Ermetica. Ermeticaporte.it. Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Caudalie Avène, Relasil, Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named, Foodspring, Enerzona, Enervit, Gymline. In Viale Papa Pio XII, 48 barra via Bari, Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. Farmaciacavallobari.it. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki.
solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. È arrivata la Spring Back a City Moda. Fino al 1° maggio fai shopping in store, accumuli punti e ricevi fino al 20% in gift card sulla collezione primavera-estate 2023 uomo, donna e bambino. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Acmei è tecnologia da vivere ogni giorno. Partner ideale di impiantisti, imprese edili e studi di progettazione. Scegli Acmei per ricevere consulenza tecnica su prodotti elettrici e idrotermici. Acmei, soluzioni integrate per i tuoi impianti. Forte Pan con semi di lino e girasole. Grazie al naturale apporto di Omega 3 aiuta a controllare il colesterolo. Tre fette ogni giorno per stare in forma. So che è buono perché lo faccio io. Eccoci insieme con Biancherosso TV Sport, ospite dei nostri studi, l'assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, via Skype Roberto Maffei, ma mi rivolgo all'assessore. Tabellone luminoso, ieri dopo 8 anni è tornato il tabellone luminoso sopra la curva sud, l'abbiamo visto però in funzione solo per pochi minuti, durante l'inno credo, poi non ho visto nient'altro, come allora, mai? Noi abbiamo finito i lavori e venerdì lo abbiamo consegnato alla società, che doveva dotarsi di un software, diciamo, gestionale. Evidentemente credo che non siamo riusciti nella corsa contro il tempo, la società non è riuscita con la corsa contro il tempo di utilizzarlo già dalla partita di lunedì. L'hanno utilizzato come schermo mandando quel video che hanno realizzato, rinviando alla prossima partita in casa tutte le funzionalità del maxi schermo stesso. Naturalmente per quelli pochi minuti in cui è stato in funzione è stato bello. Certo, ho visto tante persone che si facevano selfie, diciamo, con le spalle al maxi schermo, diciamo. Vabbè, vedremo per Bari Regina se tutto sarà in funzione. Le dichiarazioni di Mignani, Roberto, e poi entreremo anche leggermente nella questione tecnica, nei limiti delle nostre possibilità. Mignani: penso che il pareggio alla fine sia il risultato giusto, perché il Cittadella ha fatto una partita buona, sicuramente il primo tempo più buona della nostra, secondo tempo secondo me la nostra squadra un po' è cresciuta. Il dispiacere è non essere riusciti a portare a casa una partita che stavi vincendo e secondo me in un modo o nell'altro devi avere la capacità, la forza, la voglia, mettiamoci quello che ci pare, di non prendere quel gol maledetto che ci avrebbe fatto avere 2 punti in più in classifica. Moracchioli comunque la richiesta era di andare a prendersi la sua zona di campo e partendo da dentro e poi andando fuori l'ha fatto. Non possiamo aspettarci che ogni settimana trovi una soluzione. Per me ha fatto un'ottima partita. Sotto l'aspetto dell'impegno, ragazzi, non posso dire nulla, anzi erano tutti dispiaciutissimi, però il calcio va così e siamo riusciti a vincere questa partita che sarebbe stata troppo importante. Un campionato di questo genere debba portare entusiasmo, comunque vada a finire, perché ad oggi siamo a 3 giornate alla fine e siamo comunque nelle prime 4 di questo campionato. Forse nessuno all'inizio dell'anno avrebbe scommesso 5 euro sul Bari terzo o quarto, quindi non vedo perché non ci debba essere entusiasmo. Noi proveremo a giocare queste ultime 3 partite per fare più punti possibili e poi vediamo dove siamo arrivati, quello che faremo. Assolutamente sarebbe sciocco avere un contraccolpo psicologico nell'eventualità di arrivare terzi. È stato chiaro Mignani, no? Particolarmente chiaro, direi, estremo anche nelle dichiarazioni. Roberto? Sempre onesto, peraltro, sempre onesto. Il pareggio è il risultato giusto. Ritengo che anche lui ha centrato perfettamente l'unico pericolo. Io quello che proprio volevo evitare, di arrivare a Genova all'ultima partita e magari andare a fare uno 0-0, non sbagliare il gol decisivo per andare in A e poi non. E poi ritengo che la nuova proprietà sia davvero...
quella che sostanzialmente in questo momento in campo dovrebbe mettere le energie necessarie per andare in Serie A. Io non ho idea di quale sia la nuova proprietà, ma ci sono dei segnali abbastanza chiari di qualcosa di nuovo, di qualcosa di sicuramente di sistemato. Ora non so se nessuno di noi lo sa, se c'è stata già una cessione. Quali sono i segnali secondo te, Roberto? Quali sono i segnali che hai percepito? Ha una certa distrazione da stupidaggini che a me non piacciono da impazzire, però i De Laurentiis sono molto attenti a sfruttare ogni aspetto che possa portare marketing, denaro, eccetera. Invece c'è una certa assenza, questo mi fa pensare che potrebbe essere stato già messo in atto un progetto o una vendita vera e propria, quindi la nuova proprietà sinceramente ritengo possa decidere se provare ad andare davvero in Serie A in modo tale da poter avere tanti soldi in più, perché non dimentichiamo, però probabilmente una formazione che arriva in Serie A non attrezzatissima per la Serie A, perché non è che il pareggio di ieri è figlio di sfortuna, il pareggio di ieri è figlio di una squadra molto buona che è terza in classifica in un campionato difficilissimo, ma che negli ultimi minuti lascia andare due centrocampisti palla al piede senza apparente motivo e svuota la difesa e prende un gol che un Frosinone e un Genoa non prendono neanche se li spari. Cioè, questa è un Cagliari probabilmente, anche un Cagliari probabilmente non lo prende neanche se li spari. Tu invece regali un gol in una partita in cui il gol dovevi prenderlo, ma non quello, non in quel modo. Quindi ritengo che la nuova proprietà, che quale che sia, debba fare delle valutazioni. Insomma, ci stai dando degli input tuoi personali, per carità, sono tue sensazioni. Hai parlato di sensazioni rispetto ai comportamenti, mi sembra di capire. Insomma, ti fanno capire. Io ritengo di quanto a milioni di euro circa, aiutami tu, quando si va in Serie A, no? Sì. E lubrificano qualsiasi trattativa, questo mi rende ottimista, no? Qualsiasi trattativa, arriva un terzo pagante che ti mette 50 milioni di euro tra i due che stanno trattando, va benissimo sempre, però ovviamente poi c'è anche un discorso di carattere tecnico, cioè può questa squadra in Serie A ambire poi ad una stabilizzazione in Serie A come meritiamo, non è che possiamo fare come la Cremonese, penso che sia giunta l'era, non l'ora, l'era, che il Bari si stanzi in Serie A in modo tale da progettare prima del decesso di tutta la mia generazione del 76 una soddisfazione europea. Quindi questo va visto un po' a lungo raggio. A lungo raggio. Roberto, ti faccio un'altra domanda. Oggi un addetto ai lavori sì, mi ha detto, a proposito dei playoff, perché insomma a questo punto dobbiamo parlare chiaramente di playoff, ha detto occhio perché se arriva ai playoff la mia favorita, una detta lavori, non dico il nome, tengo coperto il nome, sì, ma è una persona molto competente, se arriva ai playoff la mia favorita diventa il Venezia. Sì, perché in un momento di forma abbiamo visto che è importante in Serie B, quando noi siamo stati in forma abbiamo costruito le basi di questo piazzamento. Abbiamo deciso tutti a tavolino, tipico del campionato italiano, che il Sud Tirol non abbia voce in capitolo. Il Sud Tirol non solo è meritatamente quarto, nelle ultime tre partite di fatto non ha perso con Bari, Frosinone e Genoa, perché con noi ha perso, ma ha perso al 93esimo, quindi ha pareggiato con le tre squadre migliori del campionato, mostrandosi in piena forma, ha dei ragazzi che non hanno problemi fisici, e il fatto di trascurarla solo perché è una città piccola e c'ha una capienza di stadio, io ritengo che sia un grossissimo rischio. Non subisce il fattore campo perché non ha fattore campo, quindi è abituato a giocarsi le partite a prescindere dalla presenza dei tifosi. Il VAR ha di fatto eliminato il discorso fattore campo, perché non c'è arbitro che possa farsi condizionare o intimidire dai 50.000 del San Nicola piuttosto che dei 2.000 del Sud Tirol. Mi ricorda un po' lo Spezia, ti ricordi? Scusami, il Carpi di Castori mi ricorda, il Carpi io di Castori. Una cosa mi rende ottimista, Enzo, sui playoff. Tutti sono disperati, vedi, in casa non vinciamo, però in casa pareggiamo. E il merito di questa squadra è essere arrivata ai playoff in una condizione in cui col pareggio passi, e quindi l'importante è non perdere. E in questo senso ritengo che le squadre avversarie, quando andremo fuori casa, ci devono attaccare e a noi non dispiace, ma quando vengono in casa, se abbiamo fatto un buon risultato fuori casa, non abbiamo l'assillo di dover vincere a tutti i costi. Io in questo senso sono ottimista, ripeto, i giochi societari sono fondamentali, quindi mi auguro che ci sia anche un po' di chiarezza in questo senso, perché quello che, non mi dilungo oltre, quello che secondo me noi leggiamo come
un po' di imbarazzo da parte dei tifosi a lasciarsi andare completamente, e ovviamente il continuo, eterno ormai, la continua domanda: ma che fine faremo? Se magari ci fosse un po' di chiarezza anche da pretendere a livello di, io parlo di Antonio De Caro, ma lì c'è Pietro, pretenderla anche, visto il passaggio gratis che è stato fatto e che è stato onorato dai De Laurentiis, che ci hanno portato in questo momento terzi in Serie B. Però probabilmente questa freddezza non è freddezza, è solo e semplicemente paura di non sapere. Siccome quando ogni volta che abbiamo avuto paura del futuro, tu lo sai come è andata. Allora, magari un piccolo sforzo a tentare di farci capire. Lo dici non solo da tifoso, ma ricordo che eri un po' il rappresentante dei tifosi al tavolo del comune quando venne scelta la famiglia Laurenti. Se abbiamo, prima di andare in pubblicità, abbiamo 30 secondi. C'è un'iniziativa che a te piacerà molto, perché Pietro, cos'è accaduto ieri? Possiamo far vedere? Sì. Mentre il Bari ha pareggiato in campo, i tifosi organizzati della Curva Nord hanno vinto sugli spalti, perché dopo la partita abbiamo raccolto una serie di imballaggi. Non abbiamo ripulito la Curva Nord, cosa che spetta alla società, abbiamo raccolto degli imballaggi, le bottiglie di plastica e qualche lattina di alluminio che era capitata, e però in realtà ce ne sono migliaia che sono state raccolte e separate correttamente dai bar di tutto lo stadio, perché abbiamo lanciato questo progetto con i consorzi che a livello nazionale riutilizzano la plastica, e si chiama Corepla, e l'alluminio, e si chiama Cial, perché doneranno poi alla città di Bari e ai gruppi organizzati delle panchine in alluminio, magari con il logo del gruppo organizzato, e delle magliettine fatte di plastica riciclata, che poi possono essere donate, diciamo, dai gruppi organizzati a chi vorrà. Insomma, è una cosa bella. I tifosi giapponesi ripulivano gli spalti, certo, durante la partita durante i mondiali, e noi l'abbiamo fatto in piccolo allo stadio San Nicola dopo la partita. Bene, bene. Roberto, ti abbiamo fatto queste immagini, hai riconosciuto i tuoi amici? C'erano amici tuoi? Sì, riconosci sì. Bene, insomma. Sì, fratelli. Sei il loro fratello maggiore, va bene. Roberto, ai noi. Un abbraccio a Roberto Maffei, pubblicità. Ciao, e poi apriremo 080 501 9998 alle telefonate per parlare con l'assessore Pietro Petruzzelli. Fiternautica, punto di riferimento da oltre 30 anni per tutti gli amanti del mare. Vendita imbarcazioni, gommoni, motori marini, sia nuovi che usati in pronta consegna. Joker Boat, Yamaha, Invictus, Capelli, Saver, Eolo. Fiternautica, il mare come stile di vita, è a Mola di Bari. www.fiternautica.com. Acmei è tecnologia da vivere ogni giorno. Partner ideale di impiantisti, imprese edili e studi di progettazione. Scegli Acmei per ricevere consulenza tecnica su prodotti elettrici e idrotermici. Acmei, soluzioni integrate per i tuoi impianti. Se sei alla Sigma, ti chiamano tutti per nome. Buongiorno Valeria, com'erano i pomodori ieri? Erano freschi e dolcissimi, grazie. Nei supermercati Sigma troverai solo prodotti garantiti e controllati, sempre offerti al prezzo giusto. Scopri le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardigruppo.it. Cambia le tue vecchie finestre con i nuovi infissi Opnoplast. Le pagherai solo la metà, cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Ti aspettiamo da Officine Schena, a Bari, in via Vincenzo Aulisio 25. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i buongustai, salumi di qualità, l'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta, i buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram.
FAC Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. FAC Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. È arrivata la Spring Back a City Moda. Fino al 1° maggio fai shopping in store, accumuli punti e ricevi fino al 20% in gift card sulla collezione primavera-estate 2023 uomo, donna e bambino. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Tutto in una rata con T-Roc R-Line. Può essere tuo a 349 euro al mese con un anno di furto incendio, zero scoperto e 3 anni di manutenzione inclusi. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Eccoci insieme da soli con l'assessore Petrozzelli, ho detto professore perché tra poco avremo anche lo spazio del professor Antonucci. Allora apriamo le telefonate 080 501 9998, tutto per voi. Pietro, chi è in linea? Enzo, buon sì. Pomeriggio, sono Alfredo da Bari. Ciao Alfredo, ciao. Ciao Alfredo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluto anche l'assessore. Enzo, innanzitutto volevo innanzitutto fare i miei complimenti alla squadra, alla società del Bari. Sì. Onore e merito a questa squadra, società e a mister Mignani per l'eccellente campionato che stiamo sì. disputando. Secondo me ne vedremo ancora delle belle. Enzo, una riflessione, poi volevo sapere il vostro parere in merito riguardo un meccanismo che a mio parere un po' iniquo e un po' beffardo riguardo i playoff. Sì. Nel senso che in questo, se il campionato avesse finito in questo momento, il Bari, terza in classifica, con ben 7 punti di sulla quarta, sì. va a disputare i playoff, poi rischia il disco ovviamente, che male possa vedersi sorpassata da un'altra squadra, ma io mettendo da parte il fatto che c'è il tifoso del Bari. Sì. Qualsiasi squadra che in questo momento terza in classifica ha guadagnato ben 7 punti sulla quarta. Lo so. Io posso capire i playoff in caso di parità tra la terza, quarta, anche quinta classifica. Purtroppo Alfredo sfondi una porta aperta, peraltro ormai i playoff si fanno sempre perché hanno creato una forbice fra la terza e la quarta di 15 punti, insomma a meno che non accadano disastri, difficilmente una squadra terza da 15 punti alla quarta. Quindi Alfredo, evidentemente la Lega di Serie B, le stesse televisioni hanno un interesse molto forte che i playoff si disputino in quei giorni, insomma. Ma certo, credo che lo facciano anche per lo spettacolo, per continuare ad avere entusiasmo. Poi durante il campionato è difficile contestare le regole in corso e così sono sottoscritte da tutte le società, quindi c'è poco da discutere. Grazie Alfredo per la tua telefonata. 085 ciao Alfredo, buona giornata. 080 501 9998. Vorrei un paio di telefonate magari dirette proprio all'assessore Petrozzelli, visto che reclamate spesso la sua presenza è qui con noi, quindi prima dello spazio con Gianni Antonucci mi piacerebbe prendere un paio di telefonate. 080 501 9998, telefonate in linea, pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao, buonasera. Buongiorno, ciao Enzo, complimenti per la trasmissione, sono prossimo da Libertà. Ciao. Faccio i complimenti all'assessore Petrozzelli per l'iniziativa di ieri. Grazie, molto grazie rilevere. Cosimo. Sì. Molto, molto rilevere. E voglio fare i complimenti alla squadra, al mister, per il sogno che ci stanno regalando. Sì. E sono orgoglioso di loro, sono orgoglioso di voi anche. E la domanda? La domanda è questa. Ma è vero che noi con questi pareggi andiamo in Serie A, a parte le 3 partite normali, le 2 semifinali e la finale, avendo 2 risultati su 1? Il Bari deve fare 2 punti per arrivare terzo, ok?
E quindi due punti si possono fare con due pareggi, perché la vittoria vale tre punti con due pareggi. Poi se fai semifinale e finali puoi fare 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, 1-1, vai sempre tu perché hai un miglior piazzamento. Quindi diciamo il tuo ragionamento reso in sintesi è esatto. Con sei pareggi d'ora in poi il Bari andrebbe in Serie A. Hai detto bene, grazie per il tuo intervento. Evidentemente quando c'è la partita il giorno prima, passa in secondo piano la questione stadio, anche se stamattina in molti mi hanno chiamato. Vediamo se riusciamo a prendere ancora un paio di telefonate. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto, per passare all'autosport, adesso stanno procedendo i lavori allo stadio del rugby a Catino. Sì, 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 stanno continuando, stanno procedendo, hanno ripreso e stanno procedendo in maniera spedita. E vi ricordo che lì andrà ad ospitare il rugby e il football americano. Tra l'altro il rugby domenica, la squadra del rugby, il Tigri Rugby Bari, ha vinto contro il Napoli, l'ultima. Ma mi fai gli auguri all'amico Carmine Volpetti, non sono riuscito ad andare al suo compleanno, mi scuso Carmine, però mi farò perdonare. Va ha bene. Festeggiato il suo compleanno con questa grande vittoria del Bari e adesso con le dita incrociate aspettiamo l'estate, dove c'è la possibilità che, essendosi classificati secondi nei playoff, un ripescaggio, diciamo così. C'è un ripescaggio, ci potrebbe essere in Serie B della squadra di rugby. C'è una telefonata, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Piero da Bari. Ciao, caro. Buonasera Piero. Ciao. Enzo, ascolta, ti volevo fare una domanda, io già da ieri, però non sono riuscito a prendere la linea, ma mi hai anticipato. Tu, se fossi l'allenatore Mignani, durante i playoff, quale sarebbe secondo te il modulo, la formazione, o meglio, la tipologia di formazione che schiereresti sia in casa che fuori casa? Allora, io farei sempre 4-3-1-2, come ha sempre fatto per tutto il campionato. Ma ripeto, per fortuna non sono Mignani, nel senso che non mi occupo di queste faccende, non faccio delle scelte di questo tipo, però a mio avviso dovrebbe giocare col suo solito modulo e poi quando vuoi cambiare la partita cambi modulo, metti Moracchioli, metti gli altri e cambi. Questa è una squadra che da due anni va avanti con quel modulo 4-3-1-2 o 4-2-2-1, quindi a mio avviso io credo che Mignani poi alla fine farà questo, però poi è il mister che decide. 080-501-9998, l'ultima telefonata e poi direttamente con la corrispondenza del professor Gianni Antonucci. Facciamo il contrario, subito Antonucci e poi magari un'ultima telefonata. È andata non bene, ma poteva andare bene se non ci fosse stata qualche distrazione di troppo. Del resto, il primo maggio il Bari, dopo la guerra, ha giocato finora 9 volte. Non è stato mai fortunato, tant'è vero che su 9 partite, 1 ne ha vinte, 6 ne ha pareggiate, comprese quelle dell'altro giorno, e 2 ne ha perdute. Posso dire che possiamo essere soddisfatti anche di quello che sta facendo il Bari. Nessuno avrebbe immaginato di trovarsi in questa posizione dopo addirittura praticamente quasi a fine del campionato. Ebbene, io voglio aggiungere un'altra cosa. Certi si lamentano ancora di questa ultima esibizione del Bari. Posso confermare che questo Bari ha migliorato qualsiasi primato, anche se ieri è stato raggiunto, così devo dire, non solo come capocannoniere non è più Ghedira, quando poi, tra l'altro, potevamo addirittura stravincere contro il Cittadella. Noi abbiamo avuto nel girone d'andata fino alla partita di Cittadella, cioè 16 partite, ben 26 punti. Oggi, dall'inizio del girone di ritorno fino ad oggi, 16 partite, i punti sono 31. Speriamo bene e speriamo di potercelo ancora fare. Non è chiuso ancora tutto, anzi tutt'altro. Grazie professor Antonucci, c'è già un amico in linea, pronto? Sì, buonasera. Allora, prima di fare la domanda all'assessore, alla gentile assessore, volevo dire due cose. Volevo parlare bene di Mignani, volevo parlare bene della squadra, volevo fare un complimento grande al nostro capitano di Cesare, che dovrebbe raccogliere più complimenti da parte di noi, perché ieri ha fatto come al solito
partite, cioè ha fatto un intervento da difensore dell'Inter, della Juve, del Milan. Rovesciata, quella rovesciata. Rovesciata è stato un intervento. È un gesto tecnico straordinario, straordinario. Va rimarcato, è veramente una cosa straordinaria. E giocava con le ossa del naso rotte, dice, se ricordiamoci. Esatto. Vai con l'assessore, però, la domandina. Sì. Però, prima della cedola, voglio dire che però una tiratina d'orecchia a tutti gli onci l'avesse fatto, perché non dovevamo pareggiare. Vabbè, chiudiamo. Non può andare tutto bene sempre. Ok. All'assessore volevo dire grazie di tutto, è una persona gentile che ci mette sempre la faccia, viene in televisione, lo vedo con bel sorriso, però assessore, a quando le metti sti coperture? Perché io ho visto la telecronaca di Sky ieri, il cronista lo ha rimarcato, ha detto ci sono 21.000 coraggiosi, perché con questo tempo e già sai che stiano allo stadio 21.000 persone, peccato per i petali che mancano. Grazie. Quando ce li mettete, sì. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Vabbè, una parte dei 21.000 stavano all'anello inferiore coperti, certo. Sopra eravamo meno come persone. Ma lo dicevo prima, ci sono stati un po' di ritardi, un po' di questioni amministrative da risolvere. Io spero che entro la fine di maggio mettano il primo petalo e che poi si continui in maniera senza soluzione di continuità sino a fine agosto per mettere tutti i petali. Insomma, queste sono le date che mi dicono gli uffici tecnici e io ve li generosamente ve li rilancio. In passato ho fatto, come dire, un paio di magre figure dando delle date che poi non sono state rispettate, però vabbè, stiamo continuando. Sbaglia, chi non fa non sbaglia. Ma poi è l'unica volta che ha piovuto, perché poi tutto il resto della stagione sostanzialmente non ha piovuto mai durante le partite del Bari, per fortuna. Eravamo io e il sindaco a fare la danza del sole, non quella della pioggia ad ogni partita. Grazie all'assessore allo sport del Comune di Bari Pietro Rezzelli, grazie anche a voi, a domani con il Bianco e Rosso TV Sport, ciao.